Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione flash su Teletruria. Apriamo questa nostra edizione con la pagina dedicata alla giostra del Saracino perché sono in programma due appuntamenti previsti proprio per il weekend che ci portano proprio in avvicinamento alla manifestazione tanto cara agli aretini. La dedica è importante, inutile ribadirlo, se non fondamentale. La Lancia di settembre sarà infatti all'insegna delle celebrazioni per il Comune di Arezzo, che proprio in occasione della giostra festeggia i 250 anni dal motu proprio, con il quale fu istituita la prima forma di comune moderno. La Lancia, la numero 142, sarà presentata domani mattina, sabato 27 agosto, in comune alle 11 alla presenza delle autorità. Dopo il click day che in pochi minuti ha mandato in fumo le prenotazioni, subito sold out, quello della presentazione della Lancia è il primo appuntamento, l'appuntamento che dà il là alla giostra di settembre, il giorno dopo l'importantissima estrazione delle carriere, da sempre termometro degli umori. L'appuntamento è per le 11 e sarà trasmesso in diretta dalla nostra emittente con il commento del team che da sempre parla di giostra, guidato dal direttore Luca Caneschi. Poi si aprirà la settimana di prove che si concluderà con quella generale. Inutile dire che la nostra emittente sarà collegata praticamente H24 con la piazza per vivere le emozioni che avranno il loro culmine il 4 settembre alle 17 con la sfida a Buratto. E c'è un tema di estrema attualità che stiamo affrontando in questi giorni, quello relativo al caro energia, con aumenti del 600% in un anno con i prezzi di luce e gas che mettono in ginocchio anche il mondo del lavoro. Tra le categorie in estrema difficoltà abbiamo sentito quella degli albergatori. Siamo veramente a un bivio durissimo, andare avanti oppure, non so, non mi faccio neppure dire la parola. Da 4.340 a 27.786 euro in un anno. È solo uno dei numerosi esempi di aumento di bollette dettato dal caro energia. I prezzi di luce, come nel caso specifico, e gas, stanno mettendo in ginocchio imprese e commercianti. Difficoltà si registrano anche per il settore degli albergatori. Abbiamo raggiunto degli aumenti che si attestano intorno al 600% per quanto riguarda l'energia elettrica. E ora stiamo aspettando il gas, che forse sarà ancora peggio. Inevitabili le ricadute anche nel rapporto con i fornitori. E ci troviamo di fronte a degli aumenti esagerati, veramente capibili, li capiamo sinceramente, perché anche loro hanno avuto tutta questa serie di aumenti. Il problema qual è? Che per noi loro sono dei beni essenziali a cui noi non possiamo rinunciare, mentre il bene che noi vendiamo, le nostre camere, i nostri servizi, non sono essenziali. Perciò anche pensare a un ritocco dei prezzi verso l'alto, ma non sappiamo se il mercato possa reggere questo ritocco dei prezzi. Tutti noi dobbiamo cercare di far pressione sul governo in modo da poter avere delle politiche di aiuti che ci aiutino ad andare avanti e a resistere, perché tanto questa probabilmente, io la penso così, è una bolla speculativa. Dobbiamo riuscire ad arrivare alla fine di questa bolla speculativa. È stata lanciata anche una campagna proprio per sensibilizzare su questo tema. Sì, una campagna su cui noi siamo totalmente d'accordo, anche noi abbiamo aderito come hotel continentale. Tutto ciò ci sta sciupando e ci stiamo mangiando tutta una bella stagione, una bella estate che avevamo fatto dopo 2 anni di crisi. E veniamo alla politica. Adesso presentati i candidati del Terzo Polo nel corso di una conferenza stampa che si è svolta ad Arezzo all'Hotel Etrusco. I seguaci di Calenda e Renzi sono pronti a giocarsi la partita con grande determinazione. Sparigliare il tavolo per ridare slancio e coerenza alla politica. L'obiettivo dell'alleanza tra Azione e Italia Viva è una delle proposte politiche nuove in questa contesa elettorale figlia della crisi del governo Draghi. Lucia Cherici, portavoce di Azione ad Arezzo, sarà in lizza per il collegio uninominale della Camera. In Italia c'è una nuova proposta, la nuova proposta è il Terzo Polo, è quello che mancava proprio per evitare che i cittadini debbano scegliere tra due schieramenti populisti, sovranisti, che assolutamente non rispecchiano più i tempi moderni in cui viviamo. Quindi siamo un movimento contemporaneo e ci proponiamo come una forza assolutamente alternativa. Per il proporzionale plurinominale, altre due donne in lizza, Isabella Martini, avvocato di Livorno con origini in Valditiana. Il collegio è vasto perché comprende le province di Livorno,
Arezzo, Siena e Grosseto, per cui territorialmente si estende in un'ampia parte della Toscana. E questo ci dà la possibilità di farci conoscere ancora di più, e anche se crea qualche difficoltà, diciamo, a livello di campagna elettorale in tempi così stretti. E Benedetta Frucci di Ambra, che ha una esperienza professionale a stretto contatto con il mondo della politica. Mi sono occupata della comunicazione per Italia Viva in Senato e ho una formazione, diciamo, giuridico-parlamentare, infatti è stato un po' poi naturale scegliere il percorso dell'impegno in prima persona. Nel collegio uninominale di Arezzo Siena per il Senato, Davide Vivaldi torna sui temi dirimenti del periodo e ribadisce l'importanza del rigassificatore di Piombino. Non ci devono essere discussioni su questo. Noi da sempre andiamo verso un recupero della sovranità nazionale intervenendo in maniera importante sulle questioni energetiche, e il rigassificatore di Piombino fa parte di questa politica. Cambiamo adesso argomento: rinnovare il guardaroba o l'oggettistica della casa con cose non solo di moda ma anche artigianali, facendo solidarietà. Questo è il fine della mostra Mercato delle Donne del Calcit. Siamo nell'atrio del Palazzo della Provincia di Arezzo e torna un appuntamento classico, quello con la mostra di oggetti bellissimi delle signore, io ormai le chiamo così, le care amiche del Calcit. Pia, io vorrei partire da qui perché ci sono tantissime cose anche per rinnovare il guardaroba, ma questi oggetti, dai gilet ai cappelli alle coperte, sono stati un po' il must, l'oggetto imperdibile dell'estate, e lo saranno anche per l'inverno, e qui ne troviamo di bellissimi artigianali. Sì, qui trovate un bellissimo assortimento di tutte cose fatte veramente artigianalmente, fatte da noi, roba di cotone, roba di lana, roba di cashmere, proprio detto alla retina roba. Comunque trovate un bellissimo assortimento, guardate in giro, abbiamo delle coperte meravigliose, anche copriletto intere, tutte cose fatte artigianalmente. Come vedete, siamo qui per aspettarvi che venite a comprare le nostre cose, perché qui è tutto Calcit e tutto Scudo. Solidarietà e moda, abbiamo detto, perché davvero oltre che questi oggetti ci sono anche tante altre cose. Chi vuole venire qui, quando e come vi trova? Ci trova dalla mattina alle 10 fino alla sera alle 19. Siamo a disposizione vostra, aiutateci ad aiutare. Ci sono anche, ricordiamolo, delle bellissime cose per la casa. Sì, cose per la cucina, per la sala, e oggettistica di tutti i tipi, sia nuova che vintage. Abbiamo piccolo antiquariato, c'è tutto, c'è veramente di tutto. Fino a quando? Fino a quando? Fino al 4 di settembre, per cui in concomitanza con Giostra e Fiera Antiquaria. Vi portiamo adesso in Val di Chiana perché ieri sera c'è stato l'ultimo di giovedì a Lucignano con il picnic in piazza San Francesco e con lo street food e la musica per la via principale di uno dei borghi più belli d'Italia. Con il picnic in piazza San Francesco, trasformata in un giardino illuminato da mille luci, si è chiuso il programma dei Di Giovedì di Lucignano, una edizione che ha avuto un grande successo e che ha visto tornare nel borgo della Val di Chiana tante persone, sia del posto che dei paesi limitrofi, che straniere. Siamo molto felici di coronare questo ultimo Di Giovedì perché sono veramente stata un'estate, un luglio e un agosto molto interessante. È andata molto bene perché ci sono stati un sacco di persone del luogo, persone del nostro territorio e molti turisti che hanno potuto assaggiare veramente quello che è il lifestyle della Val di Chiana, il lifestyle di Lucignano, e questo era una cosa speciale che volevamo regalare a chi veniva in uno dei borghi più belli d'Italia. Noi cerchiamo di offrire in questo contesto, in questo contenitore che abbiamo creato, qualcosa di nuovo, sempre per dare
qualcosa di più ai nostri, non solo ai nostri concittadini, ma anche ai nostri ospiti. Abbiamo una piccola visione di quello che è l'accoglienza vera e propria, perché di questo si parla, come questa serata che stiamo regalando a speciale, un po' fuori dall'ordinario, vogliamo regalare veramente un'esperienza, perché l'esperienza in Valdichiana, l'esperienza a Lucignano è qualcosa di unico che qualsiasi persona può trovare venendo da noi. Rimaniamo in tema di eventi, questa volta però parliamo di eventi sportivi, perché è stato un grande successo quello registrato dalla 49esima edizione della Scalata al Castello, con i runner africani che scrivono nuovi record. Bene gli atleti italiani Johannes Chiappinelli e Rebecca Lonedo. È un trionfo per gli atleti kenioti alla 49esima scalata al Castello, che ha animato il cuore della città con runner di prestigio internazionale. Nella gara maschile a tagliare per primo il traguardo è stato Isaac Tu Kipkemboi, record per il corridore della Runner Together, che ha corso i 10 km in 27 minuti e 40. Secondo gradino del podio, prima dell'altro keniota Castor Mogeni, per l'italiano Johannes Chiappinelli del Centro Sportivo Carabinieri. Queste le sue parole rilasciate all'arrivo al microfono di Luigi Alberti. Aspettavo un tempo intorno ai 28 e 10, perché mi ero allenato veramente bene in questo periodo. Sono andato in altura a fare un mese e mezzo di altura, e dove ho costruito veramente bene, e oggi ho raccolto un po' i frutti del lavoro fatto. A partire dalle Olimpiadi dello scorso anno, la mentalità di tutti gli atleti italiani è cambiata, abbiamo fatto tutti un salto in avanti. Sono contento per tutto il movimento italiano. E agli europei purtroppo non ho partecipato perché ho avuto un po' di problemi durante il percorso. Adesso continuerò facendo qualche gara su strada, tra cui gli italiani di 10.000 su strada fra una settimana, dove spero di fare bene. Record battuti anche nella gara internazionale femminile con la keniota Lucy Muli, che conferma il risultato dello scorso anno vincendo e migliorando il tempo, 15 minuti e 10 secondi per l'atleta del gruppo sportivo Lammari. Podio che si completa con altre due runner africane, Kepjetic e Gitonga. Quarto posto per l'italiana Rebecca Lonedo delle Fiamme Oro di Padova. Sono molto contenta del tempo che ho fatto oggi, sapevo di essere in forma, no, ma non pensavo di andare così forte, però sono contenta perché abbiamo corso bene, nonostante abbia quasi corso sempre da sola, perché le africane erano davvero forti. Sì, diciamo che è un percorso abbastanza muscolare, ma nonostante questi falso piano, curve, è anche abbastanza veloce. E allora, prima dei saluti, un rapido sguardo come di consueto alla nostra programmazione. Questa sera, infatti, subito dopo il telegiornale delle 20:30, potrete assistere a 9:10, informazione e attualità. Seguirà il quarto appuntamento con Dal Campo alla Lizza, quest'oggi dedicato al quartiere di Porta Sant'Andrea, e al termine, per i venerdì di Giostra, ripercorreremo quanto accaduto nella seconda edizione del 2012. È davvero tutto, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.